Ciao a tutti e benvenuti su Tutto su YouTube, la rubrica Caro YouTube mi fa impazzire, la rubrica in cui parliamo del mondo di YouTube, delle novità, di quello che succede su YouTube. Mentre tu ti dedichi a rendere YouTube sempre più eccezionale, noi ci impegniamo a creare un ambiente favorevole all'espressione della creatività. Termina così l'email che i partner hanno ricevuto ieri sulla propria casella postale, l'email mandata da YouTube con oggetto gestione dei diritti e Content ID su YouTube. Si tratta di un bel papiro che ci dice tante cose, forse troppe cose, e in questo video voglio cercare di parlarne un po' con voi per ricevere dei feedback e cercare di sbrogliare una matassa che, oddio, è una bella matassa, difficile, difficile, veramente complessa, la questione del Content ID e della rivendicazione di copyright sui video. Interessante la motivazione che spinge YouTube a fare questa comunicazione. A quanto pare il malcontento della community è stato ascoltato anche dall'alto, anche da YouTube, e la piattaforma ci tiene a farci sapere che stanno facendo qualcosa per migliorare la situazione e venire incontro ai partner, che sempre più spesso lamentano il fatto che i tempi di elaborazione richiedano troppo, troppo tempo e quindi ci si mette tempo per mandare un video online. Ma non è soltanto questo, il fatto che molti partner si ritrovano delle segnalazioni sul proprio account e non soltanto su video che contengono materiale che potrebbe essere coperto da copyright, ma per esempio a me su forum arrivano segnalazioni da tantissime persone che dicono: la musica è mia, il video è mio, non capisco perché ci sia questa rivendicazione da una famosa terza parte che dice che il contenuto è il proprio. Quindi evidentemente ci possono essere degli errori anche in questa macchina, non è perfetta. YouTube continua dicendo una frase molto molto interessante, praticamente sta ammettendo che qualcosa è andato storto e che c'è una colpa da parte di chi gestisce il Content ID oppure direttamente da parte di quelli che fanno la rivendicazione per Content ID, quindi case di produzione di game, di film, di musica, eccetera, eccetera. Leggiamo. Questa iniziativa non è andata proprio come immaginavamo e pensiamo di aver suscitato in una parte della nostra community un sentimento di frustrazione e confusione. Frustrazione e confusione è poco. Abbiamo ricevuto molti feedback e abbiamo rallentato l'applicazione di Content ID per risolvere alcuni dei problemi segnalati dagli utenti, mentre continuiamo ad applicare Content ID ai nuovi caricamenti di canali affiliati a reti multicanale, poco alla volta anche a tutti gli altri video. Ecco, questa frase qui è un po' ambigua perché comunque dice che hanno rallentato l'applicazione del Content ID, però continuano ad applicarla a quelli affiliati a reti multicanali, a network di affiliazione come Megatube o BuzzMyVideos, Social Blade, eccetera, eccetera. Quindi non si capisce se in realtà c'è effettivamente una diminuzione dell'applicazione del Content ID, se questa diminuzione avviene soltanto ai canali che hanno la partnership diretta con YouTube, ma non credo. Ma torniamo un attimo indietro, perché tutto questo? Perché da dicembre YouTube ha applicato delle leggi molto più severe rispetto al copyright, al Content ID, applicandolo anche alle reti multicanali. Infatti prima queste reti, diciamo, che potevano garantire la correttezza dei contenuti caricati dai propri canali e così evitare tutto questo blocco, tutta questa analisi approfondita sui contenuti presenti nel video. Adesso invece non basta, o almeno non per tutti, perché le reti multicanali hanno canali che gestiscono in un modo e canali che gestiscono in un altro. Perciò, se anche voi siete affiliati a una rete multicanale, cercate di essere chiari, chiedere assistenza da loro, essere chiari e chiedere appunto il supporto in caso di blocchi nell'elaborazione del video, segnalazioni di copyright scorrette che voi non ritenete valide, eccetera, eccetera. Cercate di fare affidamento a questi network che dovrebbero essere in qualche modo obbligati a rispondervi, a fornirvi assistenza, visto che è proprio quello, diciamo, il plus del affiliarsi con un network piuttosto che ottenere la partnership diretta. Quindi, se avete questo tipo di problemi, non abbiate paura, dovete scrivere al vostro network, spiegare le vostre ragioni e chiedere assistenza. Insomma, con questa mail YouTube vuole in qualche modo rassicurarci. Ma perché si ricevono segnalazioni anche se uno è proprietario di tutti i contenuti che pubblica sul proprio canale? E la questione dei gaming, come la mettiamo? A quanto pare i famosi proprietari dei contenuti non sempre azzeccano le rivendicazioni. Per esempio, un po' di tempo fa ho letto che addirittura ci sono delle
delle agenzie che si occupano di fare rivendicazione dei contenuti per conto di altre aziende, cioè quelle proprietarie, e che queste agenzie a volte sbagliano mettendo un po' tutto, facendo un calderone di contenuti, segnalando anche contenuti che l'azienda non ha chiesto di segnalare. Questo può essere un caso, ma insomma può essere anche una sorta di meccanismo scaricabarile. Da questo punto di vista, diciamo che YouTube in questa mail ci sta dicendo che lui chiederà ai proprietari di contenuti di essere assolutamente sicuri prima di fare le segnalazioni, perché altrimenti in questo modo blocca la piattaforma, blocca quella che lui chiama creatività e che dice che gli sta molto a cuore questa creatività dei partner. E quindi dice a noi partner ci comunque sta facendo qualcosa per far capire ai proprietari di contenuti che devono stare un pochino più calmi con le segnalazioni e farle soltanto quando sono veramente sicuri. Poi per i canali di gaming YouTube ci dice addirittura una cosa ancora più interessante, ci dice che i canali di game addirittura non sempre controllano se hanno i diritti della musica che inseriscono nel loro video, quindi in realtà può essere che quel proprietario, quella casa di produzione game abbia detto: ah sì, potete fare let's play con i miei video, però poi va a finire che la musica contenuta in quel gioco sia di proprietà ancora di un'altra parte e quindi vi viene contestato quel video. Quindi la questione è veramente molto molto rognosa. Che cosa possiamo fare? Come vi dicevo, se siete sicuri che il contenuto è vostro, allora rivolgetevi al vostro network se ce l'avete e spiegate le vostre ragioni. Ovviamente potete fare anche la procedura di contestazione all'interno del vostro canale YouTube, la procedura che potete fare quando avete la scritta corrispondenza con i contenuti di terze parti oppure avvertimento sul copyright. Il problema è che nel momento in cui fate la contestazione, comunque la monetizzazione del video viene bloccata. Però è a quanto pare l'unica strada da fare se in qualche modo volete dimostrare che siete i proprietari. YouTube ci dice in questa mail che ha messo a disposizione un nuovo strumento nella guida di YouTube. Se avete fatto caso, la guida di YouTube adesso è miracolosamente comparsa anche nella freccettina delle impostazioni, quella da dove possiamo raggiungere gestione video analytics. Adesso sotto c'è anche la voce guida di YouTube. Io vi consiglio comunque di consultarla perché anche se non è fatta benissimo, comunque se ci sono delle soluzioni che YouTube mette a disposizione le mette lì. E infatti ha creato questa sorta di strumento in cui con una serie di passaggi tu descrivi il tipo di segnalazione che hai ricevuto, il tipo di contestazione che vorresti fare e ti dice tutto il procedimento che devi fare, insomma ti aiuta un po'. Inoltre io ho fatto sul mio blog un articoletto che vi spiega un po' la differenza tra avvertimenti su copyright e corrispondenza di terze parti, per esempio i primi inficiano sulla reputazione dell'account, i secondi no, e vi mostro anche cosa dovreste fare e vi aiuto a capire un po' la differenza. Quindi magari dopo che avete visto questo video potete andare lì per cercare di capire meglio che cosa succede ai vostri video e potete cominciare a utilizzare questo strumento di risoluzione dei problemi offerto da YouTube. Vi metto il link in descrizione. Altre possibilità che si riferiscono a chi ha contestato la musica nei propri video sono quella di poter rimuovere tramite uno strumento all'interno dell'account di YouTube la sezione di video che presenta la musica contestata. Allora potete andare su Modifica audio nel video incriminato e a quel punto potrete rimuovere la parte che YouTube vi consiglia. In questo modo risolverete la corrispondenza con il contenuto di terze parti. Se dovete rimuovere l'intero audio del video, potete addirittura utilizzare un altro strumento che vi permette di aggiungere una musica dalla libreria Audio Swap di YouTube, però sappiate che se utilizzate musica Audio Swap non andate incontro a problemi di copyright, ma non potete monetizzare, quindi attenzione. La cosa figa dello strumento Rimuovi musica di YouTube è che dovrebbe rimuovere soltanto il livello della musica contestata, lasciando invece magari le parole che avete messo sopra, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere una buona opportunità. Insomma, abbiamo tre strumenti: uno strumento che ci dovrebbe far capire meglio che cosa è successo al nostro video, uno strumento che ci permette di togliere la musica incriminata, uno strumento che ci permette di aggiungere la musica ma che poi non ti fa monetizzare. Che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa potrebbe fare realmente YouTube per migliorare questa situazione? Ci sono tanti interessi in ballo e sicuramente YouTube
pensa ai partner, ma è costretto anche a pensare a coloro che poi ne rivendicano la proprietà del copyright. Almeno finché non ci saranno regole più chiare sul copyright, ad esempio sul fair use, quindi la possibilità di utilizzare brevi spezzoni di filmati, anche se coperti da copyright, ma ad esempio utilizzarli a scopo parodistico oppure a scopo giornalistico, informativo, divulgativo. Nel frattempo che aspettiamo che ci sia una legislazione chiara, YouTube ovviamente deve far fronte a tutte le richieste che gli vengono fatte. Voi che cosa ne pensate? State riscontrando anche voi dei rallentamenti? Sono aumentate le segnalazioni? Avete ricevuto delle segnalazioni ingiuste? Nel momento in cui le avete contestate, che cosa vi è successo? YouTube vi ha dato retta? Fatemelo sapere nei commenti e se siete arrivati fino a qui e vi state chiedendo perché pubblico pochissimi video, è perché sono in una situazione un po' complicata. È da un mese che mi dovevo trasferire in una nuova casa, non mi sono trasferita, però ho la casa piena di scatoloni e non ho la DSL. Infatti, per caricare questo video devo andare da un'altra parte dove mi danno la DSL. E quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza nell'attesa che mi sistemo. E nel frattempo però vi ricordo che su tutto su youtube.it comunque continuo a pubblicare degli articoli e possiamo parlare anche sulla pagina Google Plus di tutto su YouTube, sulla pagina Facebook e sull'account Twitter. Sono @lassiamante. Ciao, a presto!